dico bene. No, no, non va. Tesoro mio. No, no, non va. Mi scusi, signore, le dispiacerebbe un... Moltissimo, andatevene. Ma non vedete che ho da fare? Sì, signore. Aspettate un momento, Bassett. Signore, comando. Bassett, siete mai stato innamorato voi? Più di una volta, signore, se così mi posso esprimere. Bene, allora ve ne intenderete di lettere d'amore. Non nego di avere una certa esperienza in materia. Vedete, io sto cercando di scriverne una, ma non so da quale parte cominciare. È sempre così? È l'inizio che presenta le maggiori difficoltà. E a chi lo dite? Posso chiedere al signore a quale tipo di ragazzi gli intende inviare la sua epistola? No, ragazza per bene, matrimonio e tutto in regola. Capisco. Io ne sono innamoratissimo, ma la conosco da poco e non ho avuto ancora il tempo per dirglielo. Stamani ho saputo che parte per il nord e allora mi sono deciso a scriverle. Ottima decisione. Io avevo cominciato con tesoro mio. Cosa ne dite? Convenzionale. E forse è meglio così. Carissima signorina Verdun. Cerimonioso. Eh già, e non esprime affatto il mio sentimento. Se il signore permette, potrei suggerirle di usare il nome di battesimo della giovinetta. Mia cara Kitty! Perfetto. Ah, benissimo, Bessie. Il signore comanda altro? No, nient'altro, grazie. Così si ti comincia bene. Mia cara Kitty. Mia cara Kitty. Ma cosa fate? Scusi, signore, volevo soltanto dirle che mi sono permesso di prelevare dal suo guardaroba alcuni indumenti che immagino lei non voglia più. Prendeteli. Grazie, signore. Dunque, mia cara Kitty. Giacomo. Senti, Giacomo. Ah, sei tu, Carletto? Sì, devo scrivere una lettera. E allora ho pensato che tu, insomma... Una lettera? A chi? Sì, alla signorina Spettig. Ma tu mi conosci. Io sono timido, allora... E allora? E allora ho pensato di chiederti un consiglio. E tu te ne intendi di queste cose. Non nego di avere una certa esperienza in materia. Sì. Lo immaginavo. Dunque, vediamo. Tu sei innamorato di Amy Spettig e vuoi dichiararti. Subito, capisci? Domani parte per la Scozia. Lo so, dunque vorresti vederla subito. Precisamente. E allora adopera il nome di battesimo e scrivi mia cara Kitty. Mia cara... ma si chiama Amy. Ah già, mia carissima Amy. Mia carissima Amy. Perdonatemi. Diletta, virgola, se vi scrivo così liberamente, virgola, ma vi amo... con tale intensità, sottolineato, è un po' eccessivo. Tacchi, che non ho potuto fare a meno di scrivervi per dirvelo. Punto. Tutto ciò che vi chiedo è... No, no, vedi, non posso dire le cose così esplicitamente, benché non chieda di meglio, ma c'è un ostacolo. Ma che ostacolo? Ho una zia. Oh, caro, quasi tutti ne abbiamo una. Io conosco un tale che ne ha sette. Sì, ma la mia è una zia particolare. Senti, se devi mischiare una zia nella faccenda, tanto vale aspettare che ritorni dalla Scozia. Perché? Ma perché? Non lo sai come sono le zie quando ti vogliono immischiare? No, non lo so affatto, non l'ho mai vista. So soltanto che è lei che debbo Eton e Oxford. Esattamente si è occupato della mia educazione da quando sempre che rimasi orfano. E quando arriva? Arriva col primo treno, anzi mi vuole con sé a colazione, a luna. E tu non l'hai mai vista? Una. No, non l'ho mai vista. È partita per il Brasile, prima della mia nascita. E laggiù diventerò segretario di un ricchissimo brasiliano. Ma c'ho l'articolo sul giornale, eccolo qui, guarda. Donna Lucia Dalvadores, la milionaria brasiliana che ha acquistato la magnifica casa di Lord Tepleville a Belgravia, è un inglese straordinariamente intelligente e dotata di un particolare talento finanziario. Questa sua grande abilità le valse la gratitudine del suo defunto marito, inducendola ad un romantico matrimonio in articulo mortis. Non ha altri parenti che un nipote il quale studia ad Oxford. Per Giove, Carletto, che bella sorpresa! È una bella sorpresa, non dico di no. Sì, ma è una bella segatura. Proprio oggi che volevo dichiarare a Amy i miei sentimenti. Carlo, chi è? Mi è venuta una magnifica idea, stanno a sentire. Sì.
Tu sei innamorato di Annie e io di Kitty. Davvero? Sì, ormai mi interessa più di qualsiasi altra cosa al mondo, persino più del cricket. Stavo scrivendo a lei quando tu sei entrato. Ah, ma meraviglioso! Ma quale sarebbe la tua idea? Niente lettere d'amore. Offriamo una colazione in onore di tua zia e invitiamo le ragazze. Ah, beh, ma il mio appartamento è piccolo. Ma non importa, ti presto il mio. E il tè poi lo prenderemo in giardino. Bessett provvederà. Benissimo. Bessett, tu intanto noi invitiamo le ragazze. Sì, oggi non c'è nemmeno quello scocciatore di Spettigu. È andato a Londra per affari. Benone. Bessett, è un'ora che mi sto chiamando. Ero intento a riordinare gli abiti del signore. Domando scusa. Bene, Bessett. Adesso toglietevi quella giacca perché dovete far recapitare un biglietto alle signorine Spettigl. A tutte e due, signore? Sì. Le invitiamo qua insieme alla zia del signor Wycombe. Rimarranno a colazione con noi. A colazione? Sì, perché? Ti sembra strano? Affatto, signore. Bessett, perché fate quella faccia? Ecco, signore, credo che il nostro credito nella cucina sia alquanto esaurito. Ah, davvero? Mm. Beh, andrete fuori dal collegio da Banter. Purtroppo, signore, siamo in debito anche con Banter. Ah, sì? Sì. Mi dispiace, Bessett. Tenete. Arrangiatevi con questo. Inutile, signore. Non ci ricavo neanche un penny. Se il signore crede, potrei mettermi d'accordo con Banter dicendogli che è per me. Benissimo, Bessett, siete un amico. Il signore è troppo buono. Allora colazione per 5 a luna. Che vino preferisce? Il champagne. Signore? Non ce ne sono che 4 bottiglie. Basteranno. Avrei giurato che erano 6, Bessett. Sono soltanto 4, signore, ne sono certo. Giacomo, Giacomone, vieni, ho scritto il biglietto, vieni qua. Ecco, senti un po' se va bene. Gentili signorine, vorreste voi, la signorina Verdun, farmi l'onore di venire a colazione con me e il signor Chesney nell'appartamento di quest'ultimo al collegio Sant'Olbergia a Luna? Avrò il piacere di farvi conoscere mia zia, donna Lucia d'Alvadore. Devotamente, vostro Carlo Wycombe. Benissimo. Eccolo qua, la busta. Tenete, Bessett. Via. Hai avuto un'ottima idea, Giacomo. Dopo colazione, mentre tu e la cara zia visiterete il chiostro, Kitty e io potremmo parlare un pochino. Sì, Giacomo, ma Amy e io quando potremo parlare un pochino? Certo che la zia sarà un bel impiccio. Si dovrebbe invitare qualcuno per tenerle un po' di compagnia. Vediamo un po'. Che ne diresti di Bessett, no? Ha un aspetto dignitoso. No. Potremmo trasformarlo in un don qualche cosa per la giornata. Ma no, non si può, deve servire a tavola. A tavola, vediamo un po'. Che potrebbe essere Freddy Peel. Ma è cinico. Senti, quello non si occuperebbe certo di tua zia. Ecco. Giove, Carlito, ho trovato! Beh! Federico Bess! Bess, perché non ci abbiamo pensato prima? È un ragazzo allegro di aver tirato la tia, no? Benissimo. Allora, Bess? Le giovinette verranno. Scusi, Paolo, ma se vuole avere la competenza di fermarsi un momento, potrei dirle quanto il suo amico Lord Federico Bess. Beh, che cosa vuole, Bess? Ecco, signore, Lord Federico Bess vorrebbe qualche bottiglia di champagne in resto. Ospiti. Ha ospiti? Ah, non deve venire, Carletto. Andiamo da lui. Dobbiamo costringerlo a venire. Non può sconvolgere i nostri piani con il suo egoismo. Naturale. Bessett, preparate per 6. Bessett per 6. Thank you.
Cosa facevi qui da noi? Niente, era così, di passaggio. Siamo stati a cercarti, avevamo bisogno di te. Ah, mi dispiace, ma oggi ho da fare con me. Senti, Beth, noi desideriamo che tu rimanga con l'azione con noi. No, mi dispiace, niente da fare, ospiti in camera mia. E poi devo fare una recita per dilettanti. Una recita? Una recita per dilettanti, l'ho già detto, ma con me. Che sciocchezza. E tu devi aiutarci. Oggi arriva la zia di Carlo. Tanto piacere. No, vedi, avevamo bisogno di un tipo come te. Ecco, per interessare e divertire una donna affascinata. Ah, sì? E chi è? Chi è? Te l'ho detto, la zia di Carlo. Sì, dico, ma com'è, com'è? Non lo so, la vedo oggi per la prima volta. Potrebbe essere anche una vecchia befana. E vedova e milionaria, mi pare che basti, no? Io direi. Comunque me ne vado. No, via, andiamo su, beh. Volevamo invitare persino Freddy Phil, vero? Sì, Giacomo? Verissimo. E avete fatto benissimo a non invitarlo perché quello è un perfetto imbecille. Come avete detto che si chiama questa vostra zia? La zia Anne, Donna Lucia d'Alvadore. Accidenti, no? Ma scusate, non potevate invitarne uno un pochino più giovane? Infatti vi saranno anche due giovani. Sì, due. Ah, ho capito. Le giovani per voi e la vecchia per me. Mi dispiace. Non fate sentire, Beth. Si tratta di una cosa molto seria. Ti diremo la pura verità, senza scherzi. Beth, siamo innamorati. Se tu conoscessi le ragazze come le conosciamo noi, non ti stupiresti. Ma io non mi stupisco affatto. Il fatto è che anch'io sono innamorato. Davvero? Sì. E da che cosa lo deduci? Ma non lo so, mi piace rimanere solo. Mi piace sentire il cinguettio degli uccellini. Sento come un vuoto qui nello stomaco. Non ho sonno. E vi ricordate quando fui bocciato? No, non l'ultima volta, l'altra. Ebbene, per dimenticare andai a fare una crociera nel Mediterraneo. Arrivato a Monte Carlo conobbi un ufficiale inglese. Sì, un certo Dealey. Un ubriacone senza una lira. Aveva perfino tentato di suicidarsi. Rispetto al gioco, eh? Sì, e aveva rovinato se stesso e l'unica figlia. La più deliziosa creatura di questo mondo. E per consolargli lo spirito io giocai con lui. E che fine fece quel disgraziato? Morì subito dopo. E lei, la più deliziosa creatura del mondo? Ah, la persi di vista subito dopo la morte del padre. Una signora, credo proveniente dal Sud America, se la prese in consegna e ebbe cura di lei. Allora sei in grado di capire i nostri sentimenti? Io non dico di no, ma ve l'ho già detto, devo fare questa recita, non posso. E poi devo anche provare i costumi. Vuoi provarlo qua, il costume? Andate in camera di Lord Beverly e dovete un costume. Federico? Di là, su lei, tiro una scatola. No, bisogna che lo vada a prendere. No, fermo tu! Aspetta, avete sentito, Bette? Sì, signore. Mi raccomando, Bette. Grazie della tua comprensione, che è prego. Sei un amico. Beviamo alla tua ragazza. Beviamo alla tua ragazza. Alla salute, dovunque ti trovi, della futura Lady Dankers Bette. Non esageriamo. Ancora. Come hai detto che si chiama? Vabbè, il nome non lo so, conosco solo il cognome. Dealey. Dealey. Alla signorina Dealey. Urrà! Ecco la sua roba, Milord. Oh, grazie mille, Beth. Voi siete veramente un cameriere formidabile. Veramente eccezionale. Scusa, non avresti beccato questa corona? Giacomo, hai messa corona? No, Carlo, neanche un penny. Beth, per favore, puoi prestarmi mezza corona? Certo, signore. Ecco. Grazie. Tieni. Grazie. Tieni. Grazie. Tieni. Grazie. Non c'è di che. Prego. Ragazzi, io vado a cambiare. Non ci possono arrivare, ragazzi, un momento fatto. Ah, Bessette, è in casa, mio figlio? Sì, signore. Sa del mio arrivo? Penso di no, signore. Oh. Chi è? C'è suo padre, signore, di là. Mio padre? Sì, signore. Babbo! Figliuolo! Come mai qui? Da dove vieni? Sono venuto in città per fare quattro chiacchiere con te e per portarti il tuo segno. Le tue visite sono sempre molto gradite. Benone, figliuolo. Ecco qua il tuo assegno. Grazie. Ci vediamo troppo di rado, babbo. Già. Scusa, non avresti per caso delle forcine per i capelli? Forcine? Sì, forcine. E dove chi le ha delle forcine? Posso mandare Bessette a prenderle? Per me fai pure. Potresti prestarmi 6 pence? No. Ma ormai proprio mai niente? Oh. Scusate, Bessette, poco fa vi ho dato mezza corona. Mi piacerebbe cambiarla in 6 scellini e andarmi a comprare 2 pence di forcine per i capelli? Sì, signore, i vostri ordini. Grazie. Potete tenere il resto, per carità. Grazie. Prego. Vuoi sbrigarti che da un momento all'altro possono arrivare i ragazzi? Dammi la via, dammi. Donna Lucia d'Alvadores, la zia di Carlo, verrà oggi qui a colazione.
È vedova. Vedova? Sì, è milionaria. Ah, milionaria. Ed è una donna affascinante. Ah. Tu mi hai detto, papà, che siamo pieni di debiti, e allora... No, figliuolo, non permetterò mai che tu compia un fatto simile unicamente per il denaro. Ma, babbo, non io. Tu. Io? Facciato che non sei altro. No, caro, no. Non prenderò mai più moglie, te l'ho già detto. No, non precipitare. Intanto vatti a cambiare, fatti il più bello possibile e torna per il tocco. Va bene. E mettiti un fiore all'occhiello. Ah, vuoi anche il fiore? E va bene. Chi cercate? Cerco il signor Carlo Weichel, ma ho un telegramma per lui. Andate a me. Signore? Sì? Scusate. Ah, ricevuto. A voi. Grazie. Pia. Carlo? C'è un telegramma per te. Un telegramma. Pia. Sì. Telegramma per me. Andiamo. Affari importanti, non aspettarmi che fra qualche giorno donna Lucia Dalvador... No! Oh, no! Non viene! Non viene! Oddio! Ma i ragazzi non rimangono se non c'è lei! Anzi, penseranno che l'abbiamo fatto apposta! Siamo rovinati! Oh, scusate, le mie porcine arrivano... Ma ti pare questo il momento di parlare di porcine? Le sue porcine, milord! Oh, grazie, benissimo! Devo annunciare i signori... Dopo, Bette, dopo! Come crede, signore, volevo soltanto avvertire i signori che nello studio ci sono le signorine invitate. Sono già qui! Madre! Siete già qui? Cioè, volevo dire, come va? Siamo venute troppo presto? Troppo presto, no, anzi, eravamo qui in attesa, vero Giacomo? Certamente. Perché non volete accomodarvi? Accomodatevi. Prego. No, purtroppo no. Siamo felici che siate arrivati oggi perché sapevamo che domani dovevate partire per la Scozia. E allora ci veniva quasi la febbre pensando che noi non potevamo venire con la febbre. Allora, Giacomo, vero Giacomo? Certamente. Ecco. Che simpatica vecchia deve essere vostra zia. Ah, sì. Non vedo l'ora di conoscerla. Dov'è? Chi? Vostra zia. Giacomo, dov'è mia zia? Ma, chissà, era qua. Chiediamo a Bassett. Bassett, sapete dov'è la zia del signor Carlo? Lo ignoro assolutamente. È di là! È di là! È di là! Sì! Sì, sì, l'ha detto. È di là che... Come sta? Benissimo, benissimo. Si potrebbe veramente scambiare per una vecchia signora, eh? Una meraviglia, una meraviglia. Certo, certo. Ma dico, cos'hai? Stai poco bene? Lascia andare, sto benissimo. È nei momenti difficili che si conosce un amico. Sì, tu sei un amico, lo so, ma quali prove mi hai dato? Hai rischiato la vita per me? No, mai aiutato quando... Calmati, come vedrai, non è niente. Anche mio zio è capitato una cosa del genere, è stato ricoverato 2 anni in manicomio, ma ora sto molto meglio. Stai calmo, Gianni. Vi sono di là 2 ragazze che appena sapranno che la zia di Carlo non arriva, scapperanno, la nostra vita sarà distrutta. Ma io che c'entro, scusa? Beh, tu devi essere la zia di Carlo. Io la zia di Carlo? Ah, no! No, mi spiace. Vai via. In città, altrimenti non ci sarebbe stato possibile accettare il vostro invito. Perché no? Ma non so, fa sempre le più strane obiezioni e rende tutto difficile per Kitty. Ma non sentite degli strani rumori nell'altra stanza, signor Weichem? Dei rumori? No, per carità, sì. Che rumore? Che rumore? Per carità. Ma continuate, prego. Il fatto è che io sono un'eriche ereditiera. Oh, sì. E il suo zio è il mio tutore. Ah! Signor Weichel! Niente, deve essere la zia che la mattina fa la ginnastica con gli elastici. Con permesso, torno subito. Non vi muovete, torno su per carità. Vai. Ragazzi, sentite tutto. Vigliacchi. E va bene, avete vinto voi. Ma riconoscerete però che mi avete costretto con una porta. Certo. Sbrigati. E tu corri di là. Sì, corri.
La tia è un tipo piuttosto esuberante. E allora? Eravamo proprio spaventati, davvero. Non è niente, per carità. Senti, di pazzi. Deve essere la zia. Zia, vieni, zietta, vieni, eccola. Eccola qua. Donna Lucia, la signorina Spettigrew, la signorina Verdun, Donna Lucia, la zia di Carlo. Eccola qua. Tanto, tanto piacere. Ma il piacere è tutto nostro, Donna Lucia. Ma no, è molto di più mio. Vi abbiamo portato dei fiori. Oh, grazie, un pensiero veramente gentile, grazie. Spero che il viaggio da Londra non sia stato troppo noioso. Oh, tutt'altro, direi un po' barboso. Dove ne devo fare di queste cose? Mettiti davanti. Davanti? Già. Preoccupato, signor Whitehead? State poco bene? No, è un po' commosso. È la prima volta che vede sua zia e allora... Avanti, di qualcosa. Cosa devo dire? Ma parla del tempo. Una giornata. Oh, bellissima, davvero splendida. Se ne trovano così poche di queste giornate. Che giornata. Bella. Veramente. Ma li metto in una posizione terribilmente falsa. Volete che li metta in fresco per voi, Donna Lucia? Questa è una magnifica idea, prego. Come hai detto che mi chiami, scusa? Donna Lucia Salvadore, sì. E di dove sono? Inglese, ma all'estero hai sposato un portoghese. Sei vedova e arrivi dal Brasile. Come faccio a ricordarmi tutte queste cose? Penso che Oxford sia completamente nuovo per voi, Donna Lucia. Io e Danny saremo felicissimi di accompagnarvi per farvelo conoscere. Grazie. E rimanete fino a domani, non è vero? Rimango fino a domani? No. No, 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 no. Ma sì, dovete rimanere. Invece no. No, purtroppo la zia non può trattenersi oltre questa sera. Sì, capirete, domani la mia giornata di bucato. E allora? No. La zia voleva dire che ha molto da fare in città. Sì, certamente, obbligazioni, penali, tante cose. Peccato. Avevamo tanto desiderio di stare un po' con voi. Davvero, vicina? Il signor Whitehead ci ha tanto parlato di voi che non vedevamo l'ora di conoscervi. Ma che cara vicina. Vi è tanto riconoscente. Dice sempre che vi deve tutto. Ma per forza. Dovevo pur preoccuparvi della felicità dell'orfano di mio fratello. Sorella imbecille. Sì, insomma, volevo dire dell'orfano, del fratello, che della sorella imbecille. Ma il fratello, no. Siete straordinariamente buona. Lo credete? Ma vi si legge il viso. No. Bisogna che un giorno vi apra il mio cuore. Non sarà necessario, cara. Cara vicina. Non vi dispiace che vi parli così? Ma per carità, voi siete una deliziosa creatura alla quale credo mi affezionerò molto, molto presto. Mi sembra di conoscervi già da molti anni. Oh, cara. Mi dispiace disturbare i signori, ma fuori nel corridoio c'è un individuo alquanto nervosetto che afferma di essere il signor Spencer. Era Londra. Signor Casey, mandatelo via. Con me. Giacomo, Carlo, io ti faccio. Sì, no, tu resta qua. Come sta qua? Sì, arrangiati, fai quello che vuoi. E maleducate, dove sono? Siete che volete. Voglio parlare col signor Chesney. Vorrei proprio sapere dove avete comperato quel cappello. Toglietevelo. Ah, sì. E non state seduto. Io non sono seduto e non vi do ordine di sedervi. Ah. E togliete il cappello. Ah, sì. E non state seduto. Ah, insomma, io voglio vedere subito il signor Chesney. Non è presente, io sono la sola persona presente. No, ho saputo che due signorine, mia nipote e la mia pupilla, sono qua. E io vi ripeto che sono la sola signorina presente. E allora saranno andate in giardino. Ma neanche per sogno, saranno andate in città. Possibile? Possibilissimo. Signora? Ed ora che avete avuto tutte le informazioni che volevate, visto lo stato in cui siete... Signora! Siete ubriaco. Ma no. Da che taverna venite? Ma io sono molto adirato, molto agitato, ma non sono affatto ubriaco. Non si direbbe. Chiedo scusa. Prego. Buongiorno. Buongiorno. E toglietevi il tubo. Oh. Da.
Ragazzi, ragazzi, campato felice. Donna Lucia, è stato un vero tesoro. Cara, donna Lucia. Oddio, sarebbe il padre del signor Giacomo, Sir Francis Chadwick. Ma passa, vai. Entra, babbo. Grazie, dimmi. È arrivata? Sì, vieni, vieni. Grazie. Vieni. Carlo, presenta tua zia, donna Lucia Salvatore, Sir Francis Chesney, padre di Giacomo. Tanto piacere, tanto piacere. Sono la zia di Carlo, proveniente dal Brasile. Il paese da cui provengono le noccioline. E perché non andiamo tutti in giardino intanto che Bessett prepara la colazione? Ottima idea. Ottima idea, mi fa. No. In Brasile si usa in tutt'altro modo. Ecco, così. Mio nipote Carlo mi ha spesso parlato di voi. Ah, sì? Di per lettera, naturalmente. Ah, io sono molto grato al signor Wickham, ma l'ho visto oggi per la prima volta. Sì, ma da parecchi anni io gli ho fatto una specie di tuo ritratto. Sì, 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 di letto, di pittura. Ricordati che sei appena arrivato in Inghilterra e che prima di oggi non hai mai visto Carlo. E dimmi subito queste cose, cretino. Oh, care, care bambine mie, venite. No. Non è possibile. Che cosa? Ma guardala. Eccola! Avevo ragione io, quella vecchia pazza diceva che non c'erano. Signor Pettigrew! Vi proibisco di ordirmi la parola. È così che mi approfittate della mia assenza. Ma signor Pettigrew! Non mi permetto di rivolgermi la parola. Non voglio discutere con voi. Ma noi vorremmo spiegare... Voi tacete! Ma insomma, signore, come vi permettete? Non vi mischiate, signora! Signore, ricordate che ci sono delle signore presenti. Disapprovo la loro presenza e chiedo che vengano via con me. Si potrebbe discutere questa faccenda in un momento più opportuno. Ecco, ecco, magnifica idea. Tornate un altro momento, tornate. Voi siete una vecchia pazza e vi prego di non intervenire. Signore, voi non potete fare questo affronto agli amici del signor Wickham. Non li conosco. Wickham, presentatevi. Signor Pettigrew, Sir Francis Chesney. Giacomo Chesney, mio figlio. E questa signora, Non me ne importa un fico! Non mi presentate, sono già stato abbastanza insultata da questo da questo signore. Insomma, siate gentile e permettete che vi presenti. Questa signora è donna Lucia Dalvadore. Donna Lucia! Il signor, come diavolo si chiama? Spettigrew. Il signor Spettigrew. La celebre miliardaria. Onoratissima. Piacere, tanto piacere. Piacere, sono a Gian Carlo, proveniente dal Brasile, il paese da cui vengono le noccioline. Io sono spiacente, infinitamente spiacente. Ora che sta, scusa, mi invita alla colazione con noi. Siete stato sgradato con me, ma dato che mi chiedete scusa. Un milione di scuse, un miliardo di scuse. La colazione è pronta, signori. Donna Lucia, No, prego, ci sono prima io. Scusate, Stanley. No, donna Lucia mi ha perdonato. Guardate, io faccio per tutte e due. Venite con me. Caro mio, credo che il peggio sia passato. Sai, Babs mi ha fatto rizzare i capelli 2 o 3 volte a tavola. Quel modo di servirsi come se non avesse mangiato da 3 mesi. Ah, senti, ho un appuntamento qua con Kitty, perciò sei pregato di levarti dai piedi. Sì, sì. No, anche io ho un appuntamento. Con Kitty? No, con Annie. Abbiamo scelto lo stesso luogo, accidenti. Come si fa? Come facciamo adesso? Signor Kitty, siete qui? Sì, sono qui. Aspettavo, temevo che non venisse... Ma perché non te ne vai? Non hai un po' di tatto? Come faccio con Emma? Oh, signor Wickham, siete qui? Sono qui. Sì, siamo qua. Sono qui. È una bella noia. A proposito, Carlo, hai fatto vedere tutto il giardino alla signorina Spettigrew? Sì, Giacomo, lo abbiamo già visto. Dovrebbe andarsene. Un bel giardino, non è vero? Sì, così mi pare. Vi pare? Oh, ma non ne avete visto neanche la metà.
Carlo, la signorina aspetta, che non ha visto che la metà del giardino. No, falle vedere le rose, le margherite. No, ma i cavoli, ma, e il resto. Ma no. E dille quei versi tuoi tanto belli, quando il giardino d'estate. No, no, Giacomo, non dire che scrivo i versi, se no mi piglio per un cretino. E non dimenticate, signorina Spettico, che il tè viene servito qui fra mezz'ora. Non lo dimenticherò, signor Cesni. Sì, fra mezz'ora. Ma Giacomo, questo è il posto più tranquillo del giardino. Vai, il giardino è grande, vai, vai. Io voglio star qua. Finalmente soli. Sì, ma non credete che siamo stati un po' egoisti mandandovi via a quel modo? Saranno contentissimi di stare un po' insieme soli. Cara signorina Verdun, cara Kitty, non volete accomodarvi? Devo dirvi una cosa molto importante. Proprio? Sì. Vedete, alle volte avviene di pensare lungamente e profondamente. Lo immagino. E allora bisogna continuare a pensare, altrimenti si corre il rischio di perdere la buona occasione. Già. Perciò, cara signorina Verdun, Kitty, mia cara Kitty. Chiedo scusa, non vorrei disturbare. Vorrei solo dire due parole a mio figlio. Oh, figuratevi, Sir Francis. Stavo proprio per andare, vero Giacomo? Già. A più tardi, Sir Francis. Giacomo, devo parlarci molto seriamente. Di che si tratta? Ecco qua. Signor Bassett, che vuoi? Posso dirvi una parola? Di che si tratta? Ho mandato alla tintoria un paio di pantaloni bianchi del signorino di cui sono al servizio e non me li hanno ancora restituiti. E so che oggi deve giocare a tennis. Se potreste prestarmene un paio del vostro signore. Credo di sì. Dipende dalla misura. Per chi sono? Per Lord Beverly. Per lui? Oggi non ne avrà bisogno. Ma vi dico che deve giocare a tennis. Non credo. Non ne avrà il coraggio. Come lo sapete? L'avete visto? Sì, sì, così, per modo di dire. Che abito indossa? Raso nero. Raso nero. Raso nero? Ah, perfettamente intonato al colore dei vostri occhi, donna Lucilia. Ad una parte. Donna Lucilia, ma è tutto il pomeriggio che ho tempo di dirvi quali sono i miei sentimenti per voi. Aspettiamo un po', aspettiamo un po'. Donna Lucilia! Dannazione! Oh, vi abbiamo tanto cercato. Davvero? Perché non venite con noi a vedere il giardino? Ma con vero piacere, con vero piacere. Oh. Scusate tanto, signor Petti. Scusate. Sì, Giacomo, io ho molto riflettuto e ho deciso che tu continui la carriera alla quale ti avevo destinato. Perciò ho deciso di sposare una donna ricca. Ah, capisco, ci sarai lasciato attrarre da una bella giovane. No, Giacomo, non è giovane e temo che non sia nemmeno bella. Ma cosa vuoi? Ha del denaro e questo può sistemare la nostra posizione. Bene, se sei soddisfatto della tua scelta... Ah. E devo essere grato a te per l'indicazione. A me? Sì. Per quale indicazione? Ma come, non l'indovini? Ah, no, davvero. Donna Lucia Dalvadore. Cosa? Ma è impossibile, babbo! Ma come è impossibile? Se tu stesso me l'hai indicata, oh, è nota, eh? Lo faccio unicamente per il tuo bene. Ma non puoi! Non devi? Ma come non posso, non devo? Se tu stesso mi hai detto di andarmi a cambiare d'abito e di mettermi un fiore all'occhiello. Ma vedi, le circostanze sono mutate. In che senso? Non permetto che tu ti sacrifichi per me. Ah, basta, basta, non dire altro. Le tue premure mi hanno deciso. Vedi, se fosse stata giovane e bella, probabilmente non le avrei interessato. Invece mi illudo di esserle piaciuto. In quanto poi al vecchio Spettigo, malgrado la corte che le fa, temo che non abbia nessuna probabilità di riuscire. Cosa? Il vecchio Spettigo che fa la corte a... Sì, perciò augurami buona fortuna e dimmi in bocca al lupo. Ma, babbo, pensaci ancora, non precipitare, pensaci. Pensarci ancora? Ah, no, ma non è così che fa la corte un vecchio soldato. Sai cosa faccio? Vado in camera tua a bere un bicchiere di cognac e muovo l'attacco. Giacomo! Giacomo! Giacomo, 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 devi andare a parlare a Babs. Si comporta in modo scandaloso, sta passeggiando in giardino con le ragazze. Questo è niente, questo è niente. Sai dove è andato mio padre? No. È andato in camera mia a bere un bicchiere di cognac perché ha intenzione di chiedere la mano di Federico. No. Dobbiamo cercare Babs e avvertirlo perché sia al gioco. Eccoli che arriva. No. Eccovi finalmente. Oh, Giacomo, donna Lucia è un vero tesoro. Lo immagino. Scalzone. Oh! Ti ha raccontato tutto.
fa della sua vita? Portale via, lasciami solo con lui. Signorine, se volete seguirmi, vi farò una sorpresa. Una sorpresa? Sì, una magnifica sorpresa. Andate, io vi raggiungo subito. Andiamo. Vengo anch'io. Senti, io mi sono arrivato. Mi prometti di aiutarci e invece... E cosa sto facendo? Senti, non ho voglia di bisticciare adesso. Voglio soltanto metterti in guardia. Ah, mettermi in guardia? Sì, ti ringrazio tanto. Sì, mio padre vuole farti una domanda di matrimonio. Cosa? Sì. Tuo padre vuol farmi... Questa è bella. Comunque ti assicuro che non lo sposerò in ogni caso. No, non voglio farti la madre, caro mio. Idiota! Devi soltanto essere calmo e rifiutare. È calmo e rifiutare, una parola. Una domanda di matrimonio mette sempre in una certa agitazione, scusa. È su mio padre. Io me la batto. Ciao. Che fa? Donna Lucia, finalmente vi trovo sola. Vi ho cercato per il giardino. Sì. Non volete accomodarvi? Prego. Ora mi butto a mare, però vorrei sapere quanti anni ha. Donna Lucia, dovete sapere che per me l'avervi incontrata oggi è come per un viaggiatore solitario incontrare un fiorellino lungo la via. Alludete a me? Sì, donna Lucia. Accidenti, deve avere dai 50 ai 100, eh? Donna Lucia, sapete cosa gogna un uomo quando è solo, avvilito, desolato? Ma certamente, un buon cognaco, un buon whisky. Che razza di donna non t'aiuta per niente. No, donna Lucia, un uomo solo agogna a trapiantare nel proprio cuore quel fiorellino. Quello che c'era lungo il bordo della strada? Sì, è molto carino. E io sono venuto fin dalla lontana India per trovare quel fiorellino. Ma dovrete essere molto stanco. Lo prego, sedetevi. Grazie. È una via molto lunga. Lo credo bene. Lucia. Ma finalmente l'ho trovato. Il fiorellino? Sì. Insomma, non sprecherò altre parole. Donna Lucia. Si dite. Volete essere mia moglie? Volete diventare il mio fiorellino? Il fiorellino? Beh, come fiorellino mi cogliete un po' di sorpresa. Allora, posso sperare? Beh, io direi di no. Se fossi in voi, non spererei. Allora, devo dedurre che... Che purtroppo non c'è nulla da fare. Il fatto è che io... Sì, insomma, io sono già di un altro. Di un altro? Sì. Per voi, tutto al più, potrei essere solo una sorella. Una sorella? Una sorella e nulla più. Scusate, nessuna mia parola potrà cambiare la vostra decisione? Credo di no. Sir Francis, credo di no. Vedete, io mi trovo in una posizione che difficilmente potrei spiegare. Va bene. Allora è inutile prolungare questo colloquio. Donna Lucia, vi prego di accogliere il mio rammarico e le mie scuse per avere intavolato quest'argomento. Ma per carità. Donna Lucia, se permettete, mi ritiro. Prego. Ah, rifiutato. Beh, mi dispiace per mio figlio, però che sollievo. Imbecille! Imbecille! Ma che bisogna essere di far fare la figura dello stupido mio padre? Hai sentito come l'ha chiamato? Sì, fiorellino. Fiorellino, capirai. Accidenti, viva il vecchio. Io scappo. Giacomo Chesney, seconda porta a destra. Oh, grazie. Sì, è qui. Giacomo Chesney. Sì, tesoro. Chesney. È strano. È un nome che non mi è nuovo. Ma chissà perché mio nipote non sarà rimasto nel suo appartamento. Gli avete telegrafato che non potevate venire, poi avete cambiato idea. Vuoi bussare, tesoro? Non vedo l'ora di conoscere mio nipote. Le signore desiderano? Ci hanno detto che il signor Walken si trova in questo appartamento. Se le signore vogliono avere la compiacenza di accomodarsi, mi premurerò di cercarlo. Mi piacerebbe vivere ad Oxford. C'è un'atmosfera eccitante, come
Come la musica è lieve. Ma in questa stagione, cara, l'aria è piuttosto pesante. Deve essere bello col chiaro di luna. Quando questi vecchi edifici dormono in un'ombra dolce. Ma che cosa abbiamo oggi, bambina? Che idee, eh? Non lo so, sapevo che avesse riso di me. Ma è la prima volta che vedo Oxford, è un luogo... Non so, tutto mi sembra delizioso. Questo luogo mi ricorda quel giovane di cui vi parlai. Quello che conoscesti a Monte Carlo prima della morte di tuo padre. Sì, lui. Federico Beverly. Non voglio che tu pensi a certe cose. Quello fu soltanto un bel sogno. Credo che non potrò mai dimenticarlo. Durante la malattia di papà venivo a trovarci tutte le sere e giocava con lui fino a tardi. Fu con lui che tuo padre vinse tutto quel denaro? Sì. Ma io credo che lo lasciasse vincere apposta, conoscendo la nostra situazione finanziaria. Quindi il denaro che tu avevi quando io ti ho adottata era il suo? Sì, tutto. Chiedo scusa, sono Sir Francis Chesney e questo è l'appartamento di mio figlio. Come avete detto di chiamarvi? Chesney. Perdonate la domanda. Siete o eravate il sottotenente Franco Chesney? Perfettamente. Non vi ricordate di me? Chiedo mille scuse, mamma. Già, è vero, sono passati più di 20 anni. Ah, più di 20 anni. Ma dunque avete dimenticato il giorno che vi imbarcaste per l'India? No, lo ricordo perfettamente. Avete però dimenticato la sera che lo precedette? Neppure. E allora? Lucia! Lucetta! Ma certo che vi ricordo. Fu proprio il giorno prima della mia partenza per l'India che io... E voi? Sì, che io avrei voluto dirvi... E non ci siamo più incontrati. 20 anni avete detto. Sì, purtroppo. Sì, ricordo perfettamente. Eravate vestite di bianco con una cintura di nastro azzurro. Quanti anni. Pensate che ora ho un ragazzone alto così. Sì, sì, lo conoscerete. Oggi ha imprestato il suo appartamento a un suo compagno di collegio, un certo Wykeham. Wykeham? Sì, perché aveva invitato due signorine insieme alla loro zia. Alla zia? Sì, una vecchia signora arrivata dal Brasile. Hai sentito, Ila? Una signora arrivata dal Brasile? Sì, donna Lucia Dalvadore, ve la presenterò. Molto gentile. Ma questa donna Lucia dov'è adesso? In giardino, almeno c'era 5 minuti fa. Perché, la conoscete? Oh, di nome. Allora, se permettete, vado a chiamare gli altri. Ah, scusate... Chi devo annunciare? La signora Beverly Smith e sua nipote. Benissimo, con permesso, torno qui. Finalmente siamo qui soli. Non c'è nessuno e posso dirvi... Kitty, cara Kitty. Ma non so se sia conveniente per me rimanere qui sola con voi. Non ci pensate. Mia cara Kitty. Beh, questo l'avete già detto. Non interrompetemi. Non è proprio il caso di scherzare. Davvero? È così importante? Oh, siate seria, Kitty. Tra poche ore sarete a centinaia di miglia di distanza. E può darsi che passino degli anni prima che ci rivediamo. A meno che cosa? Non volete ascoltarmi? Ma non sto facendo altro. Voi sapete che mio padre mi destinava alla carriera parlamentare, non è vero? Sì. Ebbene, poco fa mi ha detto che per qualche anno devo rinunciare. E per guadagnarmi da vivere trovare un impiego in qualche... In qualche ufficio. Eh sì, basterà per vivere... Nei sobborghi di Londra. Eh già, il mio stipendio sarà... Modestissimo. Dunque, ora sapete tutto. Vi auguro che le vostre ambizioni si realizzino. Non sarà possibile senza di voi, cara Kitty. Senza di me? Ma a che serve parlare? Non posso chiedervi di sposarmi ora che sono povero. Dovremmo abitare in un sobborgo e vivere con pochissimi quattrini. Perché non potremmo? Kitty! Mi conoscete poco, Giacomo. Credete che per una donna innamorata possa avere importanza la povertà? Allora vorreste... Vi voglio troppo bene, Giacomo, perché il denaro possa rappresentare un ostacolo. Corriamo il rischio. Saremo in due ad affrontarlo. Ma dite davvero? Ve ne sareste accorto se non fosse così cieco. Oh, Kitty! Mia cara Kitty!
Arsenio, un tesoro. Oh, il mio segno, il mio tutore. Gli parlerò subito. No, no, non basta, basta, deve avere il suo consenso scritto. Perché? Perché non può far ritirarsi. Tu non lo conosci come lo conosco io. E c'è una sola persona che possa ottenere questo consenso scritto. E chi è? Donna Lucia. Donna Lucia? Sì, Donna Lucia, soltanto lei può aiutarci. Oh. Insomma, basta, basta, non ne voglio più sapere. Ma io sono stupro, ti stupro, non ne posso più. Ma vuoi rovinarci completamente? Se tu sapessi cosa mi disse il vecchio Settiger. Cosa? No, guarda, tu sei troppo giovane, non te lo posso dire. Insomma, mi sono stufato, andate al diavolo tutti e quanti, va bene? Avremmo fatto meglio dirlo a Freddy Pino. Ah, grazie tanto. Vi ringrazio proprio. Signor Chesney, avete visto Donna Lucia? È andata da quella parte. Mi sono stufato, non ne posso bello, amico. Ma ti ho detto che Spettico deve essere di buon umore, tu rischi di stufare tutto con questo stupido gioco. Ah sì, lo chiamate stupido gioco voi. Io non voglio sposare Spettico. Non potrei mai essere felice con lui. Mai. Noi faremmo qualunque cosa se tu avessi bisogno di aiuto. E va bene. Che cosa devo fare ancora? Devi ottenere il consenso scritto da Spettico del matrimonio di Kitty e di Amy. Ah! Mi scusino, signori, il tè è pronto e i signori sono attesi. Grazie, Betty. No, guarda. Ah, ecco finalmente Donna Lucia fra di noi. Donna Lucia, permettete che vi presenti la signora Beverly Schmidt. Tanto piacere. Sono la zia di Carlo, proveniente dal Brasile, il paese da cui vengono le noccioline. Sono tanto contenta di conoscervi, ti temevo proprio molto. Davvero? Perché ho conosciuto molto bene il defunto vostro marito. E adesso? Non ti preoccupare. Donna Lucia, volete essere tanto cortese di versare il tè? Ma certamente. Oh, grazia, che delicatezza. Siete in Inghilterra da poco tempo, quel che sento. Cambia discorso. Cambia discorso. No, dicevo, cambia discorso il nostro primo ministro di tanto. No, chiede se prendono latte o limone. Latte o limone. Prendete latte o prendete limone? Per me, latte e zucchero, Donna Lucia. Latte e zucchero. Scusate. Latte. Lo zucchero c'è già? Dicevo, in Inghilterra succede spesso, capisci? Che un cretino faccia un discorso di cretino. Cosa ho fatto? Scusate, rimedio tutto io. Scusate tanto, non, signor Spettiger. Non dite altro, Donna Lucia, non dite altro. Non dico altro, aspettate un momento. Scusate. Ecco fatto. Così? Prendetevi, perfetti, prendete. Grazie. Prego. Grazie. Prego. Vedrei che tra poco mi ringrazia. Ascoltatemi, vorrei fare una proposta. Desidero che veniate tutti a casa mia. Grazie. Naturalmente verrete anche voi e Miss Dealey. Come avete detto? Miss Dealey! Miss Dealey! Eccola qui! Eccola qui! Si divertono. Il pranzo è quasi finito. Vorrei sapere perché il vecchio Spettico mi ha fatto venire qui al suo servizio. Forse è troppo avaro per tenersi un cameriere. Vi pagano per questo servizio? Lo spero, per amore delle sue stoviglie. E allora perché brontolate? No, non brontolo affatto. Anzi, la serata è stata piacevolissima dopo avervi conosciuta. E spero che ci rivedremo ancora. Quando è che avete la vostra serata di libertà? Non vi riguarda. Come si diventa altezzosi a stare col vecchio Spettico. Vi prego di parlare con più rispetto del mio padrone. Non avevo nessuna intenzione di offenderlo.
Beh, per cortesia, chiamatemi una carrozza. Voglio andarmene a casa, va. Bene, signore, bene. Per ogni evenienza ho portato gli abiti del signore. Ah, siete veramente un amico. Ecco i suoi vestiti, milord. Grazie, Bessette, grazie. È inutile che cerchi, non ho mai una lira. Siete veramente un amico. Grazie, bene, signore. Grazie, grazie, amici. Ma la nostra cara donna Lucia, perché non torna? Permesso, vado a cercarla. Carlo, vieni con me. Permesso, Lucia, signore. Eccolo qua. Come modo di comportarsi? Invece di avere un consigliere dignitoso, come si dice, ad una rispettabile zia, ti metti a bere. Ti metti a bere come una vecchia. Insomma, basta, non mi strapazzate più. Non potrete dire che sono ubriaco, e comunque lo fossi, ne avrei le mie buone ragioni. Via, Beth, non puoi farci questo. Non puoi dimenticare la promessa che hai fatto di aiutarci. Sì, ma allora non c'era lei. Ma lei chi? Ma la nipote della signora. Ma che c'entra questa? Insomma, non avete capito, è la ragazza di Monte Carlo, e la signora è quella che la condusse via. E io, insomma, me ne vado. No. Dopo averti messo in questo imbroglio infernale, begli ingrati siete. Ma si può sapere cosa ti importa di quella ragazza? Ma le voglio parlare, avrò il diritto di essere innamorato anch'io, no? Ma cosa sentire? Avrò il diritto di essere innamorato anch'io? Ma sei mai visto un simile imbecille? No, mai, mai, osservatelo, guardatemi. Sono il disonore del mio sesso, eccomi qua. Alla peggio prenderemo il toro per le corna. Sì, guardate, potete prenderlo anche per la coda. L'importante è che diciate a quelle vostre maledette ragazze di non baciarmi davanti a lei, va bene? Non le posso soffrire, capito? Le odio! Ma non gridare, vediamo chi porti! Troveremo una scusa, diremo che sta poco bene, poi lo metteremo in una carrozza e non se ne parla più. Ma sì, dite pure anche che sono morto. L'importante è che facciate le mie scuse alla signorina Verdun. La signorina Verdun? Sì. Chi hai da dire della signorina Verdun? Quindi, avanti, fuori. Ma scusate, non siete stati voi a dirmi di andare dal vecchio Spezzi per ottenere il consenso? Imbecilli che non siete altro! Ma siete proprio dei lottonti! Avete bisogno della pace! Avete bisogno della pace! Come stava, Teresia, signor Wyken? Ho avuto l'impressione che si sentisse male. Sì, sì, forse il caldo della stanza che... Il caldo? Non mi pareva che facesse piuttosto freddo. Sì, Carlo vuol dire appunto il freddo. Sapete, freddo. Donna Lucia è abituata ai climi caldi. Volete provare a far lavorare qui? Grazie. Sì. Le succede spesso, non è vero, Carlo? Spero che Donna Lucia si sia rimessa. Sì, il signor Cesney dice che da me. Ma allora andatela a dire al signor Spettico, è molto ansioso. Lasciatela, cara signora, le nostre cure. No. Sì, ci pensiamo noi. Non mi lasciare solo con le ragazze, per cortesia. Vorrei proprio sapere di che cosa parlano. No, una vecchia rifinta che avranno pescato dopo aver ricevuto il mio telegramma. Ditele qualche cosa, mi piace sentirla parlare. Non lo vorrei, tesoro, ma guardala. Se immaginassi chi ha creduto di riprodurre me, non glielo perdonerei mai. Se ridono anche, si divertono. Io non capisco cosa hanno da fare tanto piatto, io non lo so. Ecco il mio sé, donna Lucia. Grazie. Oh. È il singhiozzo. Mi state divertendo. Davvero? Questo mi fa ricordare una buffa storia che Don Pedro raccontava tanto volentieri. Don Pedro? Ma perché le signorine non ci suonano qualche cosa? Che educazione, interrompere così. Forse non vi ha capito. Raccontate, signora Beverly Smith, è così interessante tutto quello che riguarda Don Pedro. Ma forse donna Lucia preferisce raccontarlo lei. Ma perché non si suona qualche cosa? Dunque, Don Pedro? Don Pedro? Era Don Pedro? Oh, quel Don Pedro! Ma parlate del defunto vostro marito, Don Pedro Dalvadore! Sì, lo so, ma io non ascoltavo volentieri le sue storielle. Mi davano un po' fastidio, ecco. Non aggiudicate. Raccontatele voi. Va bene. Dunque, Don Pedro
che era l'uomo migliore di questo mondo. Ah, per questo sì, per questo sì. Don Pedro, che come vi dicevo era un'ottima pasta d'uomo. Ah, per questo sì, per questo una sì. Una volta trovò sì. Il suo cantiniere molto ubriaco. Sì, sì, ricordo. E allora Don Pedro, che l'uomo non riconobbe. Perché era ubriaco anche Don Pedro. Ma no, Don Pedro era segno e questo è il buffo. Ah, sì, è vero. Disse al cantiniere, che cosa direbbe Don Pedro se ti vedesse così? Sì, e che cosa rispose? E lui rispose, e questa è la cosa più buffa. Ma è qui che bisogna ridere. No, aspettate, rispose, niente, perché anche Don Pedro è spesso così. Hai sentito una storia così cretina? E come si chiamava quell'uomo? Ma veramente non lo so. Peccato. Ma la storiella la ricordavate? Era una di quelle che Don Pedro raccontava più volentieri. Sì, ricordo anche la prima volta che la raccontò. Mi fece un'impressione. La seconda volta un po' meno. La terza volta poi mi lasciò completamente indifferente. Ma perché le signorine non si suonano qualche cosa? Ma io sono fuori esercizio. Ma tu, Amy, potresti cantare? No, 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 io non so niente di nuovo. Ma come? C'è quella canzoncina così carina, quella moderna che fa... Ui, che tiro, well, sì. Ui, che no, well, sì. Ma vuole mettere in piedi? Non la conosco, donna Lucia. Perché non ci cantate voi, allora, una piccola cosa? Io? Una di quelle belle canzoni brasiliane che piacevano tanto a Don Pedro. Ma veramente io non canto più da quando ho fatto il morbillo. Oh, ma sovia, sovia, non vi fate pregare. Don Pedro amava tanto il canto. Maledetto Don Pedro. Va bene, e va bene, vi farò sentire allora qualcosa. Come ricominciamo? No, dico, ricominciamo con le danze. Ah. Un tango. Donna Lucia, Donna Lucia, no. Vi devo parlare. Sono in collera con voi. No, 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 non dite questo, che mi sparacciate. Voglio dirlo, sì, dopo tutte le vostre promesse. Promesse? Sì, mi avete promesso quel consenso per il scritto. Ma Donna Lucia, come potete parlare di questo quando abbiamo tante cose da dire? Ma niente affatto, voi non mi conoscete. Io non sono una donna come tutte le altre. Donna Lucia, vi prego di ascoltarmi. Con piacere, ma dov'è la lettera col consenso? Ma vi prego. Vi ascolterò soltanto quando mi avrete fatto vedere la lettera. Ma merito questa, Donna Lucia. Meriti di andare in galera, vecchio di bambino. Ma siete un vero enigma, Donna Lucia. Ma come permettete?
Ricordate che finché non avrete consegnato quella lettera, nulla ci potrà essere. Bene, questo mi decide. Adesso vado subito in camera mia e scrivo due parole, eh? Mi raccomando, controfirmate col pieno consenso. Ma subito, dopo dite che sarete mia, mia. Mia. Poi dirò tutto quello che vorrete. Ma ora andate a prendere la lettera. Oh, che razza di demoni siamo noi donne. Però è tutto il giorno che non fumo io, Abilita, Carlo. Dovremmo essere felici oggi. Certamente tua zia riuscirà ad ottenere il consenso. Speriamo, ma sono molto preoccupato. Che cara tua zia. Senti, perché non le chiedi di stare con noi quando saremo sposati? Meglio di no. Ma perché? Posso io. Vieni, Carlo. Sì, aspetti che è andato in camera sua a scrivere la lettera, l'abbiamo vista noi. Sì. Donna Lucia è un vero tesoro. Sta fumando. Venivo a cercare la mia sciarpa, ma non la vedo. Vuoi vedere di là, Ila? Siete sola, donna Lucia? Sì, sono sola. È un po' nervosa anche. Che strano, ma non sentite puzzo di fumo? È appunto quello che sentivo anch'io poco fa. Deve essere nell'altra stanza, vado a vedere. No, non restate, vi prego. Desidero parlare con voi. Che cosa vedi? Il singhiozzo è ritornato proprio adesso. Oh, poverina. Dicevo, desidero parlare con voi della buona anima di vostro marito. Don Pedro! Sapete, quando lo conobbi, mi disse che non aveva moglie. No, oh, è sempre stato un bugiardo quel Don Pedro. Bugiardo, crudele anche... Oh, sadico, ecco. Oh, ma sadico. Il Don Pedro che ho conosciuto io era buonissimo. No, quello era suo padre, quell'uomo con i baffi. Sapete, donna Lucia, mi stupisce che non abbiate l'abitudine di fumare. Sì, come fanno tanto le donne in Brasile. Devo dire la verità, era proprio quello che stavo facendo. Ma allora vi prego, continuate. Grazie. Volete fumare anche voi? No, no, grazie. Allora, no. Vorrete bere qualche cosa? No, no, grazie. Perdonate la domanda, donna Lucia. Avete figliuoli? Quanti? Beh, non li ho mai contati. Non è il caso di parlare di queste cose. Grazie, grazie, grazie tesoro. Sì. Credo che Sir Francis ti sia cercato. Vogliate scusarmi, donna Lucia? Avevo promesso a Sir Francis di ritornare subito. E vengo io. Oh no, vi prego, non andate via. Se proprio lo volete, io rimango. Ma perché siete così pallida? Sono stata molto malata, sapete. Ma ora state meglio? Sì, ma ora sto bene. Mi fa piacere parlare con voi. La zia questa sera è più vivace del solito. Oh, dovete sapere che molti anni fa Sir Francis e lei erano innamorati. Ma lui partì senza averle detto nulla. La zia dice che era molto timido. E partì senza neanche sapere che lei gli voleva bene. Davvero? Anch'io ho conosciuto un giovane altrettanto timido. Ma tanto buono. Avendo saputo che mio padre era così povero, così malato, giocò con lui e perse una grossa somma. La zia dice che deve averlo fatto espressamente. E io così ho ereditato tutto. Ma intendo restituirglielo il giorno in cui lo incontrerò. No, 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 non potrebbe accettare, sarebbe come incolparlo di un inganno. Ma pensate, una somma tale da rendermi indipendente. Sì, ma lui non potrebbe mai accettare. Ma è il mio dovere restituirgli. No, guardate, io credo che sia troppo tardi. Ma lui partì prima che io potessi dirgli quanto lo amavo per la sua bontà verso mio padre. Oh, mi dispiace se vi parlo di queste cose. No. Ma voi mi ispirate tanta fiducia. E voi siete così buone, così simpatiche. Ed io ho tanto, tanto bisogno di parlare di lui.
con qualcuno che mi capisca. Donna Lucia! Avete portato la lettera? Prima rendete più completa la mia felicità e dite a tutti che siete la mia fidanzata. Va bene, sono la vostra fidanzata. Pensavo. No, chiamami Stefanuccio. Sposina mia. E tu sposina mia. Però la lettera in regola? E allora con permesso mi ritiro un momento. Sono l'uomo più felice del mondo, sì. Ma che cos'ha? Perché è così eccitato? Non lo indovinate? No. Ha fatto la sua richiesta ed è stato accettato. Ma no. Sì, donna Lucia Dalvadores l'ha scelta per sposo. Ah. Vi dispiace? Ma no, figuratevi che oggi il mio ragazzo mi aveva proposto, sì, insomma, mi aveva suggerito... di offrire la vostra mano e il vostro cuore a donna Lucia Dalvadores, proveniente dal Brasile, il paese da cui vengono le noccioline. Come sono stato, cioè, come sarei stato idiota. Ma perché non lo invidiate? Ma per carità. Ma pensate ai suoi milioni. Ma Lucia, appena vi ho vista... Non mi avete riconosciuta. Sì, ma quando mi sono reso conto... Lucia, vi adatteresti a vivere una casa modesta col vostro... Sì, insomma, con me. E voi sareste disposto a sposare una vedova senza un soldo? Nulla potrebbe farmi più felice. Ah, voglio dirvi una cosa che farà piacere anche a voi. Una buona fata è giunta in attesa sia portarmi luce e gioia. Per intercessione di questa buona fata io acconsento al fidanzamento di mia nipote col signor Cartwright e al fidanzamento della mia pupilla col signor Giacomo, figlio unico di Sir Francis Chadwick. Ma che cosa direste poi di un terzo matrimonio? La stessa buona fata il cui nome è onorato nell'emisfero occidentale al pari di quello dei Rothschild in Europa ha consentito a diventare la mia fedele e buona compagna. Parlo di donna Lucia di Alba d'Ores. Mille scusi, signore, il vassoio. Ma che attenzione, peggiabile. Ma nulla potrebbe farmi più piacere. Aspetti, cos'è? Non posso più sopportare oltre questo sproloquio. Cosa sproloquio? Quella donna. Quella... Rispettate mia moglie. Ma quella donna... Rispettate vostra zia. Quella zia non è mia zia. Non è vostra zia. Amo troppo sinceramente Amy. Ma per... questo non ha importanza. Spiegate le vostre parole. Stamattina la zia ha telegrafato l'ultimo momento che non poteva venire. Beh, avevamo già invitato le signorine sperando ci fosse lei. Infatti sono venute, sì, ma... E io ho combinato con un'altra persona che... Che ti fingesse di... Ah! Ah, un fatto! Sono stato ingannato! Ingannato! Una vecchia ridicola con la parrucca! Però era una bella parrucca! Ma che bella parrucca! Posso entrare? Cacciate via quella donna da casa mia e subito! Posso entrare? Cacciate via quella donna! Ah! Chi siete voi? La zia di Carlo, proveniente dal Brasile, il paese da cui vengono le noccioline. Federico Beverly, per servirvi. Voi, io che mi ho detto tutto! Sono stato ingannato e quel documento che mi avete storto con inganno. La lettera? Sì. Lo puoi io? Eccola. Basta. Permettete. No, non darò mai il mio consenso. La lettera è diretta ed è stata consegnata a donna Lucia Dalvadores. No, perché lui, cioè lei, lui o lei? Io farei lei. Ah, dai, bella. Non è donna Lucia Dalvadores. No, ma lo sono io. Quanto voglio una cosa! Ci rivedremo in tribunale! Non vuoi mica denunciarmi per mancato fidanzamento, vero? Signor Wagen, come vi siete permesso? Non vi perdonerò mai di aver trattato in questo modo lo zio Stefano! Abbiate pazienza, cara, vostro zio avrà tutte le riparazioni che la mia influenza potrà procurarvi. Grazie! Adesso capisco perché sapeva tutto di mio marito Don Pedro.
Bene, anche a me un po' dispiace per il mio tutore. Ma per quanto riguarda me e Giacomo, le cose non cambiano. Davvero? Ma questo signorino dovrà aspettare che io sia sua madre. Mia madre? Sì. Donna Lucia, pur ingannandomi, come ha ingannato tutti, ha avuto la bontà di ricordarsi di un antico affetto e mi ha promesso di diventare mia moglie. Lord Beverly, temo che abbiate carpito una confidenza che non vi era destinata. Lo so, e chiedo scusa, ma per nulla al mondo vorrei perdere il ricordo di quella confidenza. Mi perdonate, Ila? E ora dov'è il mio figliuolo? Eccomi, mamma. Credo che dovrò parlare con te a lungo prima di consegnarti questa lettera. E tu, Carlo, ricordati, in avvenire non ti perdonerò mai se imbastirai delle altre frottole per Emi. Quanto a voi... Ah, mai più, mai più, lo giuro. Se volete vi regalo anche il vestito, ne ho avuto abbastanza. Ora, se Miss Hillary acconsente di diventare mia moglie, rimetto nelle mani del caro Sir Francis tutto quanto concerne la zia di Carlo.